E bentornati sul mio canale. Oggi spacchettiamo insieme la Birchbox di aprile, che mi è appena arrivata. Non ho ancora visto cosa contiene all'interno, ma la mia impressione è che la scatolina sembra più grande degli altri mesi. A me sembra di sì, però non ne sono sicura, però mi sembra un po' di sì. Comunque devo vedere cosa contiene. È perché le Birchbox sono tutte diverse, mi ricordo quella con i cassettini. Allora, prima cosa c'è la brochure. Di vedere se nella brochure vengono indicati i prodotti. Sì, ok, perfetto. E tolta la brochure c'è un fogliettino. Scusate, dei fogliettini con cui presentano, credo, una box. Carina. E poi questo è cotto dall'interno. Già vedo una palettina, già la cosa mi entusiasma. Vedo anche un pennello, è bellissima questa box questo mese. Ok, sono in partenza. Partiamo. Allora, il primo prodotto che vedo è della Claren. Ed è... potevate... no, soltanto questo. È l'Hydra Essentiel Gel Sorbet, quindi è una crema gel. Eccola qui. Credo sia una full size. No. Lo dice lui stesso, è una mini size da 15 ml, mentre la travel size da 50 ml costa 38,25 € siete abbonati, altrimenti 45 €. Vedete, questa è la full size, questa è la travel size. Ed è una crema idratante viso, interessante. Allora, non è un marchio che di solito utilizzo, però sono comunque curiosa. Sto guardando lì, ci pensavo di trovare silicone, invece non mi pare. Ottimo. Poi, secondo prodotto di un marchio che non conosco, ovvero l'Aqua Hero, è il gommage corpo al sale marino. Eccolo qua. E questo è nel formato vendita e costa 14,90 o 12,67 per gli abbonati. Lo proveremo. Poi. Ah no, scusate, non è formato vendita. È 30 ml, perdonatemi, mentre il formato vendita dei prezzi che vi dicevo è di 150 ml. Ok, poi. Questo è proprio il marchio Birchbox ed è il pennello. Eccolo qua. Molto carino che sia rosa. Vedete, c'è proprio scritto Birchbox. Ed è un pennello sintetico, diciamo, da sfumatura barra applicazione. Vediamo lui che cosa dice, per cosa farci. In francese, non capisco. Vabbè, comunque sia. E il formato vendita, e questo viene 8,90 € o per gli abbonati 7,56 €. Lo proverò e vi farò sapere. Poi, la cosa che più di tutte, quando l'ho vista, mi ha ispirato. Oh, c'è un prodotto in più però, di cui qui non parla. Vabbè, comunque sia, poi vedremo. Ah no, era della prima pagina. Allora aspettate, prima vediamo questo. È uno shampoo solido. Wow. Io ho utilizzato tempo fa quelli di, come si chiama, di Lush, e mi piacevano molto. È della Respire, lo shampoo solido, e questo è una miniatura da 20 grammi, mentre il formato vendita è 75 grammi, non dice quanto costa il formato vendita, eccolo qui. E all'olio di mandorla dolce, di camelia e d'avena, e profuma di latte di mandorla, vediamo se è vero. Sì, adesso ve lo faccio vedere. Lo proverò, vediamo. Ok, adesso veniamo finalmente al prodotto più interessante della box, ovvero la Fur. Ed è il formato vendita ed è una palette di ombretti, il cui prezzo è di 14,90 o 15,97 per gli abbonati. Direi che il packaging mi ricorda proprio tanto le mini di Natasha Denona. E il colore di questa palette è Golden Goddess. Se la qualità è buona, per 12,67 € direi che non è male. O anche 15 sono state abbonate. Vediamo. Sono tre colori matte e due shimmer. I matte direi che non sono affatto male. Ora proviamo gli shimmer. E poi vediamo sotto insieme. Direi che non è affatto male come pigmentazione. Ora dovremmo provarla sugli occhi, però
Non mi dispiace dire che la box di questo mese di Birchbox è davvero molto molto carina. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi ispira, quale prodotto vi ispira di più. Se vi abbonerete, se siete abbonati, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, mettete un bel mi piace a questo video. Un bacione e alla prossima!